A me quel titolo mi è venuto in mente molto, insomma, qualche giorno dopo che avevamo finito con Massimiliano, tra l'altro, di fare una operazione, diciamo, di editing di tutte quante le poesie, insomma, di una... Esatto. Fare bene i vostri, esatto. Rivolgetevi a Massimiliano. Esatto. E quindi, esatto, e quindi mi è venuto in mente questo... Bah, non mi ricordo neanche come, insomma, mi è venuto in mente. Così l'amore mi ha fatto fra, anzi, l'amore mi... No? Poi la furbizia di qualcuno ha detto: ma perché non ci metti l'amore? È più dubbio se scrivere l'amore m'ha fatto fragile oppure fatta. Allora abbiamo interpellato l'editore e l'editore ha detto: guarda, secondo me è meglio fatto, perché più, diciamo, i poeti, insomma, diciamo tanto che i poeti sono sia maschi che femmine, compagnia. Allora, insomma, ci ha consigliato di lasciare fatto, e così è stato. Dibattito sul titolo, pensa un po'. Esatto. Hai altro da dire, regista, però. Già, non ti preoccupare. Dunque, le poesie che mi sono piaciute di più sono quelle di accuse che lei fa, non dico alla vita, a chi è nato su questo pianeta, perché sei un po' apocalittica. Così lei se la vorrebbe cavare. No. Dunque, la adoro questa la adoro. Se ne sa quante battaglie che ha fatto. Senta, pagina 54. La lotta continua, ragazzi, sì, queste storie, la storia d'Italia. Ciao Marco Pasqua, nel video di Don Baghi sei bellissimo perché viene fotografato. E tu, quante sono le tue fotografie, sei buffissimo, veramente bello. Lui è il fotografo che ti ha fatto le foto. E me le ha mandate anche. Pure. Sì, anche. Ecco, è bellissimo, mi sembra un quadro fiammingo. Seta, resto seduta e ricurva, affilare seta altrui, nella stanza col lume acceso senza guardare mai la porta. Fa pensare a Werner. Ma in realtà sono dei profili che tu fai, no? Lui è Weiner, non è il pittore Werner. Cioè, tu fai dei rimproveri. Vabbè. Non la conosciamo. Come, quando è scritto questo? Sono altri uomini. Cerco una corazza, il metto scudo contro il normale vivere quotidiano, perché lui è prova canzone del niente. Sigilla con silicone le fessure della pelle, stabilisce posti di blocco, così il polline del vento viandante viene fermato all'imboccatura e non stimola profonde e instabili piogge di tempo. Insomma, è una prigioniera di combatto. Non vi siete messi d'accordo, no? No. Ragazzi, sapete come funziona normalmente fra poeti, perché anche lei scrive poesie, c'è sempre una sorta di... Una scritta è alcuna, abbastanza brutta. Che poi al solito li ritroverai in un cassetto, in un baule. No, no, guarda, una che tu... è stampata nella parola elettorale, è dedicata a Maia Occhipini. Ma è vecchia. Ma non ne hai fatte altre sicuramente. Via. Un'altra si chiama Un amore a Leningrado. Perché sai che la poesia non si vende, capito? No, ma figurati. Non dà patate. Poesia non va. Allora, gli amici invece poeti che sono qua sono veramente tutti simpatici. Questo era per farli incontrare, veramente. Allora, Iago, hai fatto una fotografia ad Adele. Le fotografie di Iago sono naturalmente diverse, non ha bisogno che va a casa, che si sviluppa, sono immediate. Si mette anche il ginocchio. Non avviene mai che il tempo racconti se stesso. Serve l'uomo. Noi siamo il diario di Dio, alunni orfani di classe. Quando la penna scrive dal cuore, nessun professore potrà più interrogare. E soprattutto penso a Van
Padre Eterno che porge la mano all'uomo, quello che dice. Quindi questo ti rimane per ricordo, non la deve restituire. Thank you.